Aspetta. Cittadini, questa sera e domani mattina in piazza D'Antonino Bella ad Alessano raccogliamo farmaci per la popolazione di Gaza colpita dai bombardamenti israeliani. Per sapere quali sono i farmaci urgenti da raccogliere, rivolgetevi alle farmacie di Alessano e Montesardo. Servono antidolorifici, antinfiammatori, disinfettanti, gaze e altro ancora. Cittadini, questa sera e domani mattina in piazza D'Antonino Bello raccogliamo farmaci per la popolazione di Gaza colpita dai bombardamenti israeliani. Per sapere quali sono i farmaci urgenti da raccogliere, rivolgetevi alle farmacie di Alessano e Montesardo. Servono antidolorifici, antinfiammatori, disinfettanti e altro ancora. Buongiorno, siamo la rete per Gaza del Capo di Leuca, siamo cittadine e cittadini di questo comune, siamo ospiti del Salento perché siamo qui in vacanza, abbiamo sentito in questi giorni tutti quanti forte l'obbligo morale di interrompere le nostre vacanze, di non andare più al mare perché c'era qualcosa di grande e di terribile che giungeva a noi. Le cui notizie giungevano a noi dalla televisione, dai giornali, dai computer. L'aggressione militare israeliana sulla popolazione civile della striscia di Gaza ha provocato questa mattina l'ultimo aggiornamento terribile, 1032 vittime. Sono vittime civili, civili, non sono soldati, non sono persone che combattono, sono uomini, sono donne, sono bambini e bambine che sono caduti sotto i colpi dei missili di Israele in questi 15 giorni di aggressione militare, prima missilistica, adesso anche via terra.
È per questo motivo che abbiamo sentito forte il dovere di fermarci un attimo, di esprimere innanzitutto la nostra solidarietà verso i civili palestinesi che stanno pagando il prezzo altissimo di questa aggressione militare israeliana. Vogliamo dire ai palestinesi che non sono soli. Lo vogliamo dire da Alessano, come da tante altre città d'Italia, come da Lecce, dove abbiamo partecipato ai diversi presidi, come da Napoli, da Roma, da Milano, da Torino, da tante altre città d'Europa e del mondo, dove tanti altri si sono fermati in segno di amicizia e solidarietà verso la popolazione di Gaza. Vogliamo dire che non è giusto aggredire uomini, donne indifese, bambini e bambine che non hanno nulla a che fare con la guerra dei potenti. Vogliamo dire che questa guerra, questa aggressione militare spregiudicata e crudele si deve fermare e si deve fermare subito, e noi ci auguriamo che la tregua che è stata proclamata ieri regga ancora e possa trasformarsi in una pace duratura. Oggi però organizziamo una raccolta farmaci per la popolazione civile di Gaza che è stata colpita dai bombardamenti. Sono migliaia i feriti che sono caduti sotto i colpi, che sono stati toccati dall'aggressione militare israeliana. Hanno bisogno dell'assistenza sanitaria di base, di quella più elementare, perché Gaza oggi è stata aggredita militarmente, ma fino a ieri, per anni, è stata chiusa al mondo. Gaza per anni è stata una prigione a cielo aperto, dove centinaia di migliaia di palestinesi sono stati costretti a vivere in una prigione a cielo aperto nell'area a più alta densità abitativa del mondo. Non potevano entrare né uscire se non per casi gravissimi. Dovevano superare i 1000 checkpoint, i 1000 visite, i 1000 controlli israeliani prima di poter uscire da quel territorio per raggiungere un ospedale, un medico. Ecco, la popolazione di Gaza oggi ha bisogno di tutto in questo momento di estrema difficoltà. È per questo che ad Alessano, come in tante altre città, organizziamo una raccolta farmaci. Hanno bisogno di antibiotici a largo spettro, antidolorifici, antinfiammatori, acido tranexamico, tranex, siringhe, disinfettanti a uso ospedaliero, gaze sterili. Stiamo collaborando con le farmacie di Alessano e di Montesardo che gentilmente si sono offerte per questa raccolta farmaci. Se non avete la possibilità, se non avete il tempo materiale per recarvi in farmacia, le farmacie fungono da punto di raccolta dei farmaci, potete lasciare il vostro contributo presso il nostro presidio, qui. Perché noi poi gireremo tutto ciò che verrà raccolto sui conti correnti di un'organizzazione non governativa che si chiama Terre des Hommes. Questa ONG si preoccupa di coordinare gli sforzi e raccogliere i fondi a nome e per conto di tutte le ONG italiane che da anni lavorano in Palestina. Si tratta di nostri connazionali, molti dei quali giovani, che lavorano nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture sociali e sanitarie di questa terra martoriata, e lo fanno in silenzio da tanti anni. Oggi più che mai hanno bisogno di sentire forte il nostro abbraccio. È per questo che ci siamo fermati, perché ne vale la pena anche per loro, oltre che per la popolazione civile di Gaza. Recatevi dunque nelle farmacie, chiedete quali sono i farmaci che servono per Gaza. Il farmacista vi dirà di che cosa si tratta e metterà da parte i farmaci che voi donerete. Oppure avvicinatevi pure al nostro banchetto e lasciate il vostro contributo, perché noi possiamo con quel contributo aiutare le ONG che lavorano in Palestina. Vi ringrazio e buona giornata. Nessuno degli abitanti di Gaza può allontanarsi. Ecco perché vogliamo abbattere questo muro, vogliamo portare la nostra solidarietà. Andate nelle farmacie di Alessano e Montesardo oppure avvicinatevi. Al termine di questa mattina diremo a tutti i presenti a quanto ammonta il contributo che è stato versato nella nostra cassa qui questa mattina, che nei prossimi giorni devolveremo a Terre des Hommes per l'acquisto di materiale sanitario nella striscia di Gaza.